finisce con le premiazioni dei capitani Alonso per i Gunners Torre San Rocco e Cipolloni della termoidraulica di Concetto, la finalissima del campionato provinciale amatoriale ASI della provincia di Teramo. Inizia forte la squadra di Martin Sicuro e sblocca al 14° minuto la gara con colpo di testa perentorio del capitano Cipolloni, bravissimo a incornare perentoriamente a seguito di un calcio d'angolo battuto dal suo compagno di Bernardino. Risponde però subito il Torre San Rocco e ci prova con Catalani, calcio piazzato velenoso il suo, ottima risposta di Niccolò Bianconi che devia in angolo. Ma al 28° c'è il raddoppio della squadra biancorossa. Questa volta è Galli, il numero 99, a beffare con un pallonetto velenosissimo il portiere Torre San Rocco Farina. 2-0, partita che sembra in discesa per il di Concetto. Ancora Galli, spaventa di testa Farina. Ma poi prima 40 che impegna Bianconi, poi soprattutto Di Pasquale sciupano due importanti opportunità per accorciare le distanze. In 10 la Di Concetto dal finire del primo tempo e questo dà uno slancio in più al Torre San Rocco che ha inizio ripresa con il difensore De Luca, accorcia le distanze, rivediamo la sassata violentissima che vede Bianconi costretto a raccogliere la sfera in fondo al sacco, 2-1. Partita ora è bellissima, tante opportunità. Qui ci prova Ferretti, il suo tiro ribattuto. Bianconi, autore di una buonissima partita. Di Berardino lancia in profondità il numero 22 di Concetto Castaldo. Palla che finisce al lato. Azione da tutte e due le parti, qui è Di Berardino che va via di gran classe ma si fa ipnotizzare dal portiere Farina. Catalani a giro, troppo alta la conclusione. Siamo nei minuti finali e il numero 22 Castaldi fa tutto da solo e questa è un'autentica prodezza, una perla che chiude come meglio non poteva la sfida. Un gol bellissimo che consegna la coppa ai ragazzi del presidente Di Concetto, che dopo 15 anni riesce a ottenere questo bellissimo traguardo e adesso è arrivato il momento soltanto di festeggiare. Siamo con l'allenatore della termoidraulica di Concetto, Simone Capretti. Mister, bellissima vittoria, raggiante in volto, non potrebbe essere altrimenti dopo questa vittoria. Sì, i ragazzi sono stati fantastici, hanno dato l'anima e sono felicissimo per loro che comunque si sono allenati duramente tutto l'anno, due volte a settimana, tengo a sottolinearlo, quindi noi di amatori mi sento di avere solo il nome, il gruppo è una squadra fantastica e cerchiamo anche di praticare un buon calcio per quello che è possibile. Ci sono delle assenze che oggi non sono qui purtroppo, li volevo salutare tutte le persone, i giocatori che mancano. Ce l'abbiamo fatta, sono felice per il presidente che sono 15 anni che cerca questa cosa. È stata dura, sofferta. Dicevo, io lo faccio per divertimento, ma questo è un mestiere che non si può fare. Comunque, Per ti attenzione, ripeto, troppa. l'attenzione è tanta, adrenalina da Poi la vendere. partita oggi è stata combattutissima, fino all'ultimo è stata. Sì, io faccio i complimenti alla squadra avversaria perché è stata una partita corretta, ci siamo già affrontati in campionato. Sono arrivati primi davanti a noi con 5 punti, anche se sugli scontri diretti siamo stati superiori, è una gran bella squadra. Complimenti all'avversario, al mister e tutta l'organizzazione del Torre San Rocco. Non poteva mancare il presidentissimo Piero Di Concetto, l'artefice, quasi tutte le dediche hanno fatto il suo nome, i ragazzi, perché comunque forse la persona che più si merita questa vittoria dopo tanti sacrifici è lei, presidente. Sì, niente, è 15 anni che aspetto questa finale. Più di una volta siamo arrivati secondi, terzo, quarto, diciamo quasi sempre sulle finali, però come questa volta la gioia è tanta. Sì, oggi i suoi ragazzi hanno dato veramente tutto in campo. Niente, oggi è stata una partita bella, bellissima, giocati bene, nonostante tutto che manca pure
dei calibri da 90 come Guido Di Fabio e altri ragazzi. Comunque tutti bravi. Sì, in questo momento particolare si sente di fare dei ringraziamenti, delle dediche, non so, un pensiero. La dedica la faccio, ne faccio una sola a tutti quanti, a tutta la gente che ci è venuta pure, che ci ha seguito tutto il campionato, oggi che è venuta anche tutta l'amministrazione a vedere diciamo questo spettacolo. Sono contentissimo. Grazie Presidente, complimenti. Grazie, grazie. Sì, ringraziamo anche l'allenatore della squadra che oggi è uscita sconfitta, i Gunners Torre San Rocco, Lorenzo Scianitti. Mister, non so se siete sicuramente amareggiati per questo risultato, però comunque la stagione è stata importante, la partita altrettanto, non ce l'avete fatta, ma in 80 minuti gli episodi a volte possono anche essere risolutori di una intera stagione. Non so come l'ha vista lei la gara. Ma sicuramente nel calcio si vince e si perde, in una finale c'è chi vince e c'è chi perde. Oggi noi abbiamo perso e purtroppo è andata così, onore ai vincitori. Possiamo solo rammaricarci che forse il primo tempo non eravamo la squadra abituata a giocare in un certo modo, poi il secondo tempo abbiamo fatto la nostra partita, ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, anche grazie a loro che è un'ottima squadra che sembra tutt'altro che una squadra amatoriale. Infatti, ma tutte e due le squadre, a dire il vero, giriamo sempre i campi seconda e terza categoria, questa era una bella partita di seconda categoria, diciamo. E voi, ecco, con la superiorità numerica, al secondo tempo avete fatto il massimo sforzo, avete accorciato le distanze, poi sembrava quasi che era nell'aria il pareggio, e poi sono stati bravi loro con l'orgoglio, con la classe, a contropiede, a farvi male e a chiudere la partita. Sì, abbiamo avuto anche la possibilità di arrivare al pareggio, però dopo non dimentichiamoci che loro hanno avuto un'occasione che il nostro portiere ha sventato alla grandissima. E poi giustamente ha fatto un eurogol, ma lì la partita era già finita perché restavano 30 secondi, ma non è che potesse cambiare più di tanto. Sì, immagino quella è una parola comunque di compiacimento a tutti i suoi ragazzi, di ringraziamento e di soddisfazione per la stagione. Guarda, io nello spogliatoio ho abbracciato tutti, ho detto bravo, bravi a tutti, e alla fine ho detto grazie per quello che avete fatto dal primo giorno ad oggi. Adesso piano piano ci risolleveremo e proveremo ad andare a vincere le finali a Pescara per poi magari approdare alla fase nazionale. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie a lei.